Buongiorno, allora oggi ho messo la videocamera lontanissima rispetto al solito perché a parte che vabbè, la luce è quello che è, nel caso sì, ho ritagliato di nuovo i capelli e sono contentissima del taglio che ho adesso, nonostante magari debba aggiustarli meglio, provo, non importa. Oggi sono qua per registrare il video introduzione del progetto smaltimento di quest'anno che sarà i 20 prodotti in 2020. La regola base dovrebbe essere di scegliere 20 prodotti da terminare appunto nel 2020. Nel mio caso, sì, saranno tutti quanti da terminare tranne due prodotti di cui appunto parleremo dopo. Questo non vuol dire che il progetto che avevo iniziato l'anno scorso cesserà di esistere, per quanto mi riguarda continua ad andare avanti, solo che appunto dovrò modificare alcuni prodotti che erano all'interno di un progetto e che devo appunto sostituire con altri, gli aggiornamenti li registrerò a breve anche di quello e ci ho messo un po' di tempo perché appunto fino all'ultimo ho modificato la mia lista. Pure finito l'acqua. Tra l'altro, altra piccola domanda che vi faccio, io ho comprato una tinta magenta tipo da fare sopra il grigio. Onestamente per adesso il colore così mi piace, nonostante abbia scaricato, preferivo quando c'erano i riflessi lilla, ma al peggio o mi ci fico sopra una specie di impacco colorato viola e vedo appunto se poi scarica con il grigio sotto oppure faccio direttamente il magenta, non lo so. Se magari ne sapete di più, fatemi sapere. Io direi di iniziare subito. Inizio con i prodotti skincare e body care, insomma, un po' tutto. La prima cosa che vorrei riuscire a finire quest'anno è questo set di maschere della Too Cool for School. Questo set mi era stato regalato, penso, 2 anni fa e non l'ho mai usato. Uno, perché io trovo che sia super fico il modo in cui tutto quanto è sistemato qua dentro. E punto 2, le maschere in tessuto mi piacciono, le ho. Però poi ogni volta ho la flemme, come si dice qua, di andarla a prendere ed utilizzarle. Quest'anno vorrei appunto mettermi e finire questo bel pacchettino e finire anche altre maschere in tessuto che ho onestamente. Penso che non comprerò più forse maschere in tessuto per un fattore di tanto non ha senso, ecco, la usi una volta e via. Altro che ho preso anche qua un po' di tempo fa, un annetto fa, un anno e mezzo fa, forse due, ma come al solito accumulo prodotti, li tengo chiusi finché non li apro e l'ho aperto tipo penso 3 mesi fa e non l'ho ancora usato chissà quanto. Si tratta di una maschera idratante al cocco della Skin Food. Come potete vedere è praticamente piena. E questa maschera comunque sia mi piace, non è che non mi piace, solita storia. Le maschere devo proprio mettermi con la testa e applicarle perché altrimenti mi dimentico totalmente. Altro prodotto che ho preso quest'estate, ho iniziato ad usare, poi ho abbandonato a se stesso, semplicemente perché non avendolo davanti a me, anche qua devo sistemare le cose meglio, non mi viene da prenderlo, è questo stick della Garnier purificante. È un po' lo stesso concetto dei prodotti Biore al carbone, insomma, solo che questo è in stick, io lo trovo molto molto pratico, l'ho anche usato qualche volta già e mi è piaciuto, l'unica cosa devo metterlo davanti e usarlo. Altro prodotto che invece questo qua ho aperto da penso un annetto e non è che non lo uso ma non sempre sempre, invece dovrei iniziare a usarlo con più costanza semplicemente per finirlo, non perché non mi piaccia, è questa crema per i capelli della Balea alla pesca. Questo prodotto io lo uso praticamente sui capelli appena uscita dalla doccia, lo applico sulle lunghezze, dovrebbe essere tipo a metà. Lo applico sulle lunghezze e mi aiuta ad avere i capelli più profumati e un po' più morbidi dopo. Dato che ho diversi prodotti per i capelli aperti, mi viene difficile usare sempre lo stesso. Ho anche un olio con cui mi trovo molto bene e quindi insomma è un po' complicato riuscire a usare tutto insieme. Olli, magari se non vai sul computer è meglio. Quindi vorrei riuscire a terminarlo per quest'anno. Prodottino che invece da inizio anno ho già iniziato ad usarlo molto più spesso del solito è uno scrub labbra di Lush, quello alla menta. Questo qua l'ho preso un bel po' di tempo fa, penso ai saldi di Lush di 2 anni fa.
E cosa che per me è difficile è usare gli scrub labbra, perché io trovo che qualsiasi scrub labbra che io usi non abbia effetto su di me. L'unica cosa che funziona è togliere tutta quanta la pelle delle labbra. Lo so che è una cosa abbastanza disgustosa probabilmente da dire, ma è l'unica cosa che per me funziona. Questo qua l'ho già iniziato ad usare un sacco, perché ho preso l'abitudine di mettermelo davvero in doccia e quando faccio la doccia quasi sempre lo uso. E sta avanzando, non mi fa impazzire impazzire semplicemente per il fatto che io non trovo un reale effetto su di me, però non è malvagio. Comunque la pelle, anche il contorno labbra, la lascia molto morbido, il sapore non è così forte di menta, quindi ci sta per me che non amo la menta. Ecco, l'unica cosa è cercare di usarlo per finirlo, anche perché è scaduto da un bel po' di tempo. Un prodotto che presi, anche questo qua ormai 2 anni fa e non ce la faccio più a vederlo in casa, devo cercare di finirlo assolutamente, è questa crema per i piedi di Perlier, che ho trovato qua appunto in Francia. Era tipo super scontata, l'ho presa e mi sono detta una crema per i piedi, figo, e poi non la usi mai. Mi piace molto per fare gli impacchi ai piedi notturni, molto 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 valida per questo scopo. Anche un profumo leggermente mentolato, quindi anche un po' fresco. La cosa appunto non usarla sempre, perché mi scoccia mettermi lì, mettermi 2 chili di crema sui piedi, poi mettere i calzini di cotone e andare a dormire. Ecco, una cosa che vorrei cercare di fare più spesso: uno, perché comunque si fa bene i piedi, e due, perché voglio finire questa cosa che mi porta avanti da 3 traslochi. Prodotto labbra che voglio finire entro quest'anno è il Lano Lips Lip Water, che è un prodotto che a me piace un sacco. Si tratta di un prodotto proprio idratante della Lano Lip, molto figo, molto bello. Sono già a metà praticamente. Voglio finirlo perché ho un sacco di prodotti labbra aperti e comunque questo qua sono sicura che riuscirò a finirlo durante l'anno. Quindi almeno una soddisfazione sicura volevo metterlo all'interno del progetto. La cosa che mi scazza è che io sono una che ai prodotti fa molta attenzione. È difficile che troviate da me dei prodotti sporchi, pieni di polvere, o comunque sia palette tutte spolverate di ombretti, eccetera, e prodotti magari unticci. Questo, dopo tutto il tempo che ho iniziato ad utilizzarlo, ho iniziato a tutto quanto sbavare di prodotto attorno e mi dà un sacco fastidio, quindi anche per questo voglio farlo fuori. Però il prodotto è molto buono, non è che non sia valido, è un sacco valido per quanto mi riguarda, però appunto mi dà fastidio questa cosa. Facendo la transizione tra skincare e prodotti make-up, inserisco anche questo gloss che dovrebbe essere un lip volume di Kiko 02. Semplicemente perché, uno, il fatto che sia azzurro non mi dispiace quando lo applico sopra magari a un rossetto che mi ha reso le labbra secche, perché ci sta, non è così malvagio l'effetto. Però quando lo applico da solo l'effetto è proprio niente, perché se io lo applico in quantità un pochino generose, perché comunque sia idrata le labbra nonostante non so cosa ci sia dentro. Ma da solo si vede proprio questo effetto azzurrino sulle labbra che non mi fa impazzire al 100%. Quindi semplicemente per questo voglio finirlo, e anche perché ho diversi prodotti di questa stessa gamma in scorta. Passiamo tutta quanta alla categoria make-up. Questo qua sarà un video eterno, però prendo il mio tempo, tanto sono video che magari io mi metto sempre lì sottofondo. Primer. Ho voluto inserire diversi primer in questo progetto, perché ad esempio primer occhi ne ho un sacco, primer viso pure, quindi vorrei farne fuori qualcuno durante l'anno, sperando di riuscire a far fuori tutto ciò almeno. Metto questa mini taglia qua dello Shadow Insurance di Too Faced, perché è una mini taglia e quindi mi dico probabilmente potrebbe essere facile da smaltire. Mi piace come primer, non mi dispiace affatto. E quindi niente, semplicemente questo qua lo uso quasi tutti i giorni quando mi trucco. E quindi la metto all'interno del progetto. Io ho una base occhi, tipo una di Kiko, di quelle vecchie da 10 millilitri. L'ho usata davvero per anni e anni, non voleva finire. Questa qua è una mini size, abbiamo 5 grammi di prodotto. Spero di riuscire a farcela. Voglio inserire anche questo primer.
Voglio inserire anche questo Premier Stick qua di Kiko, di una collezione Beyond Limits, che non mi ricordo più, l'anno scorso comunque, non è di tantissimo tempo fa, che è appunto, come si può notare, un Premier in Stick classico. Allora, voglio finirlo perché è un prodotto che non mi fa impazzire, perché se per caso ne metto troppo fa un effetto brutto quando metti sopra un fondo e una polvere, perché davvero segna qualsiasi pellicina che tu non sapevi neanche di avere. Devi davvero fare molta attenzione alla quantità che usi, e l'unico posto in cui lo uso quasi tranquillamente è la zona della fronte, perché io la fronte comunque quando faccio le sopracciglia metto sempre un correttore un po' più chiaro in questa zona qua, metto questo sotto, il correttore non ho neanche bisogno di fissare con la cipria, rimane là tutto il giorno, quindi spero magari così di riuscire a finirlo prima o poi. Un primer che inserisco perché voglio usare, finire, perché mi pare che comunque sia una volta passata la scadenza questo qua vada davvero a male. L'Ogni Dreaming Up di NYX, l'ho usato poche volte per ora, l'ho usato tipo penso 3 o 4 volte. Mi piace molto perché comunque la pelle lascia morbida, non trovo la pelle secca a fine giornata, ha un bel effetto collante dei prodotti e mi piace un sacco anche la profumazione, quindi davvero io vorrei cercare di finirlo prima che scada il tempo, per non buttare nel cestino 17 euro di primer. Ci ho messo un sacco prima di acquistarlo perché appunto volevo trovare un'offerta, non va mai in promozione questo primer, e quindi l'ho preso a prezzo intero. Non sono solita spendere tantissimo per i primer, anche se ad esempio quello di Too Faced l'Hangover, che costa un bel po' sulla trentina di euro, quello lì l'ho preso in sconto già una volta, l'ho preso una seconda volta, mi piace e quindi buona. Però per quanto riguarda questo, se potevo trovare lo sconto meglio. Continuando a parlare di base, inserisco nel progetto il fondo di Bourjois, l'Elfie Mix Serum. Mi piace un sacco questo fondotinta, è un sacco leggero adesso, ma non ho idea di quanto ce ne sia dentro, perché nonostante lo tengo sempre così, non si vede mai dove sta alla fine. È un prodotto che mi piace un sacco, è molto leggero, ha un finish molto naturale sul viso, è adatto secondo me a una pelle secca e a una pelle mista, perché io ho una pelle misto secca, dipende dai periodi, però comunque in generale è così. E mi piace un sacco, l'unica cosa è che la colorazione è sbagliata per me. Questa è la 52 ed è un pelino scura, quindi lo usavo principalmente in estate. Spero di riuscire ad usarlo questo primavera-estate, sperando di abbronzarmi e finirlo, anche se a volte capita che l'ho già usato questo inverno, ad esempio, lo stendo bene 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 con un pennello e insomma in questo modo si spande, si stende e si vede un po' meno il pigmento. L'effetto mi piace molto, quindi non ci saranno problemi secondo me a finirlo. Un fondotinta che è quasi finito, potrò pure cercare di finirlo. Un prodotto illuminante è questo qua di Sephora, lo stick illuminante nella colorazione 11. È un sacco bello. È illuminante che anche oggi non penso si vedrà. È un illuminante che ho messo anche in un altro video che non mi ricordo più qual era. Comunque sia, l'effetto è stupendo. Ha un effetto che davvero sembra specchio bagnato. Bellissimo. È quasi come nuovo, insomma. Voglio finirlo perché ho un sacco di illuminanti, sia liquidi che in crema, eccetera, aperti. Io adoro l'illuminante, ne ho 500.000, ma una faccia sola ho. E quindi voglio cercare di finirlo. Sarà molto difficile, però voglio provarci. Prodotti occhi. Allora, direi di iniziare con questo qua, che è un ombretto della vecchia gamma degli ombretti in crema di Kiko, lo 05, che è stupendo, cioè davvero stupendo. Nonostante sia tutto quanto tolto dal packaging, è ancora buono, la formulazione si stende che è una meraviglia. Ha un effetto specchio sugli occhi magnifico e voglio appunto cercare di finirlo perché appunto è un pochino asciuttino all'interno del pack, e perché ho davvero tanti prodotti in crema per gli occhi anche qua, voglio cercare di farne fuori almeno uno che mi piace parecchio.
Per quanto riguarda invece altre polveri che ho inserito all'interno di questa magnifica Zeta Palette che finalmente ho deciso di prendere dal sito di Beauty Bay, con i saldi, anche questa ovviamente, sono prima di tutto la Hoola, che è appunto la polvere quella grande con il buco all'interno. Questa l'avevo messa all'interno del progetto dell'anno scorso, il classico Project Pen, e appunto voglio cercare di finirla quest'anno. Sembra impossibile perché il buco ci metto mesi per riuscire ad allargarlo, nonostante io la usi molto spesso. Ho iniziato ad alternarla ultimamente perché, cioè, nel senso, mesi e mesi che uso solo questa, vogliatemi scusare, però ecco, voglio finirla perché ho ancora due Hoola in versione grande da usare. Questa è una mini size, ci sto mettendo i secoli, immaginiamo quelle in full size, quanto ci metterò. Altri due prodotti che questi qua fanno parte del progetto insieme, per quanto mi riguarda, sono i due ombretti tondi che vedete e sono due ombretti di NYX. Sono ombretti che mi piacciono, sono ombretti che ho usato molto e che comunque sia, cioè continuo ad usare perché mi piacciono, ma ho un sacco, vediamo se riesco a farveli vedere un attimino, sono appunto queste due polveri qua. Ma avendo un sacco di palette mi ritrovo con un sacco di marroni e per quanto riguarda il viola ho dei viola che mi piacciono di più di questo. Questo non è pessimo perché ho visto e usato viola davvero pessimi, però ecco, sono due ombretti che vorrei innanzitutto riuscire a bucare entro quest'anno e se riesco anche finirli, semplicemente perché avendo un sacco di palette voglio cercare di far fuori un po' di polveri. Ora passiamo alla parte un po' più complicata del tutto, prodotti labbra. Gli ultimi 4 prodotti che ho voluto inserire nel progetto sono dei prodotti labbra, perché anche qua ho un sacco di tinte, rossetti e gloss, quante ne vogliate ancora, aperti, altri chiusi che ho preso da voler provare ma non apro perché ho già troppa roba aperta e quindi mi scazza non poter usare altro. Quindi ho voluto inserire questi 4 prodotti che sono per la maggior parte prodotti molto usati, tranne uno. Allora, il primo prodotto che vi mostro è questo mini rossettino qua di Benefit, il Dear Real. Questo è il colore Lusty Rose ed è appunto un rossetto rosa. L'ho usato per più di metà l'anno scorso. Spero si possa notare. L'ho usato per più di metà l'anno scorso, penso si possa notare appunto. E è un rossetto che mi piace, ma con qualche accortezza, nel senso se lo uso steso, l'effetto sulle labbra è brutto perché mi evidenzia qualsiasi pellicina inesistente. Devo usarlo tamponato sulle labbra. L'effetto è molto carino, nonostante sia un rosa, riesco a portarlo. E dato che l'ho consumato abbastanza velocemente l'anno scorso, penso di riuscire a finirlo tranquillamente anche quest'anno. Altro rossettino che ho usato tantissimo in questi anni e che appunto penso sia il rossetto più usato insieme a questo qua di Huda, è il numero 13 di Sephora, famosissimo, tutti quanti lo conoscono, forse tutti quanti ce l'hanno, chi lo sa. È un rossetto per quanto mi riguarda rosa carne perfetto. Perché non è eccessivamente rosa. Mi piace un sacco, lo abbino con molti molti trucchi e vorrei appunto cercare di finirlo quest'anno in modo da usarne altri. Mi piace molto, non ho mai detto che non mi piaccia, appunto l'unica cosa è questa. Rossettino di Huda che in realtà io vorrei non finisse mai, però voglio semplicemente togliere qualche prodotto di mezzo. L'ho usato anche questo tantissimo l'anno scorso e l'anno ancora prima e per questo penso sia abbastanza buon punto. È una mini taglia, quindi prima o poi finirà ed è il rossetto Malva lì di fianco. Anche questo qua mi piace tantissimo, lo abbino con davvero quasi tutti i trucchi ed è fantastico. Questo su di me dura tutto il giorno senza fare sbavi, pieghe né altro, quindi l'unica cosa voglio anche qua finirlo semplicemente e basta. Un rossettino invece di MAC, questo qua fa parte dei mini, è Mer. Voglio finirlo perché ho uno Mer in versione grande e due perché tanto non fa parte dei prodotti
back to Mac, insomma. Quindi onestamente non comprate i rossetti di Mac a prezzo pieno, perché durante i saldi capita molto spesso che li mettano al 50% e li trovate a 10 euro quelli di taglia grande, normale. Quindi ecco, io adesso ho trovato inutile comprare dei rossetti Mac, uno mini e due a prezzo pieno, perché con gli sconti trovi facilmente qualche colore che ti piace. Quindi il colore è qua, rimaniamo comunque sempre nelle stesse tonalità, io trovo. È molto molto bello. Il colore finale cambia sempre in base alla pigmentazione del labbra di base, però mi piace molto. Essendo tutti quanti rossetti, per quanto mi riguarda, abbastanza nude, io posso metterli tranquillamente in borsa. Magari, non so, al mattino mi trucco velocemente gli occhi, vado a lavoro, metto un rossetto in borsa e me lo metto poi a metà mattinata a lavoro, insomma. Questi sono i prodotti che fanno parte del mio progetto 20 in 2020. Sono abbastanza vari e spero appunto di riuscire a terminarli per questo motivo. Ovviamente questo non vorrà dire che non userò nient'altro, cioè nel senso non è che non userò altri primer, altri fondi, altri illuminanti. Come al solito io vario sempre un sacco quando mi trucco, e anche per quanto riguarda la skincare vario sempre un sacco prodotti, però voglio cercare di magari concentrarmi un po' di più su questi in alcuni periodi e cercare di portarli avanti e finirli. Come anticipato prima, vedrete magari un aggiornamento tra 4 o 5 o anche 6 mesi, onestamente penso che possa andare bene anche a metà anno direttamente. E su Instagram ogni tanto magari metterò qualche foto dei vari prodotti. Tra l'altro, se non mi seguite sul profilo dedicato al Project Pen, vi lascio qua il nick, ovviamente lo trovate anche sotto, cliccabile in descrizione. E quindi nulla, direi che per oggi è tutto, ho parlato abbastanza, penso che il video sia durato un sacco. E quindi nulla, noi ci vediamo al più presto e fatemi sapere se voi parteciperete a questo progetto e cerchiamo quest'anno di smaltire un po' più prodotti rispetto agli anni precedenti. Ciao ciao!